Bella, eh? Sì, proprio bella. E che linea. Ha visto? Ha l'ammortizzatore anche sulla ruota anteriore. E quattro marce. Chissà come fila. Però che imprudenti, lasciare la chiave nell'antifurto. Meno male che c'è lei. Già. Com'è comoda, ti piace? Irresistibile. Ehi, la mia Vespa! Al ladro, al ladro! Voglio la mia Vespa, voglio la Vespa! Irresistibile, la nuova Vespa 125. Fatene una prova e direte anche voi, voglio la Vespa. Giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce. Ma quando mi vede quel cane ramingo si mette giù a cuccia e fa bene. Son gringo. Gringo, gringo. Ha avuto il coraggio di prendere Dolly per farsi stirare i polsini di colli. Qui sta diluviando ed io non ho il trench, però se raggiungo il suo lurido ranch, parola gli faccio ballare il flamingo. Sarebbe flamengo, ma è per far rima con gringo. Gringo, gringo. Quel pezzo da forca accetta la sfida. Le pallottole, amici, qui fischiano la ida. Ne liquido 7, ora tocca Blackjack. Ma poi Edmond Leder la col facile. Si chiude con Dolly e sogghigna se spingo. Ma adesso gli faccio vedere chi è gringo. Gringo, gringo. Di quella tal carta, adottando il brevetto, sforacchio alla base il suo fortino. E quindi col lazzo tirarglielo via, l'avrebbe saputo far pure mia zia. E adesso Blackjack finalmente ti tingo, te ti tengo, mannaccia la rima, con gringo. Gringo. Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno. Mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con gringo. Mangiate montana e carne ben scelta, così in gelatina è pratica, svelta, in tipo normale o esportazione, in casa, all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana, e carne ben scelta, e carne montana. E poi champonette che puoi fare a fette, comunque le mangi sono sempre perfette, è carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo. Socaio Gregorio è il guardiano del pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Del divismo prendi il caso. Non per fare il ficcanasso, ma i miei tempi quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, questo semplice motivo si faceva chiamare divo, con l'allegro risultato di sentirsi autorizzato ad aver di tutti i divi i vantaggi relativi. Una villa sui Parioli, la piscina con tre moli per tenerci lì attraccata la triremi cabinata, bighe a grosse cilindrate, i sesterzi a gran palate, stravaganze tutte matte tipo il bagno dentro il latte come fe diva Poppea. E la gran prosopopea di pretendere che la gente, a vederli solamente, desse in smanie e convulsioni. Mentre invece lo si sa, se si andava a ben guardà quel grandivo di successo, si scopriva molto spesso che guardato da vicino era un povero tapino. Ma cose sono cambiate, ma al riguardo se notate, tutti quelli che hanno successo vogliono sempre pure adesso, con la nomina di divi, i vantaggi relativi. Mentre andando a ben guardà, molto spesso lo si sa, scoprì ancora che il divino è, un povero tapino. Quindi, amici, sia lampante, ben guardare è l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi, mo lo dico in prosa, Scala d'oro Rodi Atoce. Ecco cosa guardare, perché il marchio Scala d'oro controlla 3 volte la vostra eleganza. Controllo sul tessuto, vi dà la certezza che sia proprio Teridal, leggero, anticaldo, insensibile alle pieghe. Controllo sulla confezione, solo capi di linea perfetta meritano il marchio Scala d'oro. Controllo sulle finiture, perché ogni dettaglio sia impeccabile. Scala d'oro Rodi Atoce. Per un'eleganza 3 volte controllata, ecco cosa guardare, il marchio Scala d'oro Rodi Atoce. Dica, signora. Invernizio, invernizzina. Ah, questa piace a tutti.
Invernizzi Invernizzina, un formaggio fresco, burroso, doppia panna. Piace a me, piace a voi, piace a tutti. Il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi Invernizzina, che regala... Tolan, 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 tolan. Sì, regala la mucca carolina. Incontentabile, sempre. E questa cos'è? È la lavatrice Ignis PM System, una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis. Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato, 200 giri per tessuti delicati, da 300 a 400 giri per tessuti misti, 600 giri per cotone e tessuti resistenti. Con Ignis PM System anche le fibre più moderne non si spiegazzano e non si logorano. Ignis PM System. La compriamo. Dalla scienza amica, Ignis. Socaio Gregorio è il guardiano del pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Del divismo prendi il caso. Non per fare il ficcanasso, ma ai miei tempi, quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo, con l'allegro risultato di sentirsi autorizzato ad aver di tutti i divi i vantaggi relativi. Una villa sui Parioli, la piscina con tre moli per tenerci lì attraccata la triremi cabinata, bighe a grosse cilindrate, i sesterzi a gran palate, stravaganze tutte matte tipo il bagno dentro il latte come fe diva Poppea, e la gran prosopopea di pretendere che la gente a vederli solamente tesse in smanie e convulsioni. Mentre invece lo si sa, se si andava a ben guardare quel gran divo di successo, si scopriva molto spesso che guardato da vicino era un povero tapino. Ma cose sono cambiate, ma al riguardo se notate, tutti quelli che hanno successo vogliono sempre pure adesso, con la nomina di divi, i vantaggi relativi. Mentre andando a ben guardare, molto spesso lo si sa, scoprì ancora che il divino è, un povero tapino. Quindi, amici sia lampante, ben guardare è l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi, mo lo dico in prosa. Scala d'oro, Rodia Toce. Ecco cosa guardare, perché il marchio Scala d'oro controlla 3 volte la vostra eleganza. Controllo sul tessuto, vi dà la certezza che sia proprio Terital, leggero, anticaldo, insensibile alle pieghe. Controllo sulla confezione, solo capi di linea perfetta meritano il marchio Scala d'oro. Controllo sulle finiture, perché ogni dettaglio sia impeccabile. Scala d'oro Rodia Toce. Per un'eleganza 3 volte controllata, ecco cosa guardare. Il marchio Scala d'oro Rodia Toce. Dica signora. Invernizzi Invernizzina. Ah, questa piace a tutti. Invernizzi Invernizzina, un formaggio fresco, burroso, doppia panna. Piace a me, piace a voi, piace a tutti. Il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi Invernizzina, che regala... Tolan, 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 tolan. Sì, regala la mucca carolina. È incontentabile, sempre. E questa cos'è? È la lavatrice Ignis PM System, una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis. Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato, 200 giri per tessuti delicati, da 300 a 400 giri per tessuti misti, 600 giri per cotone e tessuti resistenti. Con Ignis PM System anche le fibre più moderne non si spiegazzano e non si logorano. Ignis PM System. La compriamo. Dalla scienza amica, Ignis. Ciccarelli presenta Agostino Cameriere. Buongiorno signorina. Tanto per cominciare, ci va un po' di riso alla marinara. Ma non potrei avere un po' di spaghetti? No, riso. Un coscritto si presenta alla visita militare per essere ammesso in marina. Il calanello ci fa. Dimmi un po', sei nuotare? E il coscritto risponde, ma perché? Non ci avete più navi? Questo è il riso alla marinara. No, seriamente, che cosa vuol mangiare? Mi dia la carta, Agostino. L'ha capita anche lei che qui l'unica cosa che si può mangiare è la carta. Agostino? Sì? Come sono gli ossibuchi? Senta, se ce la fa mangiare l'osso, non è male.
Signorina? Lei che cosa mi consiglia? Questa. Cosa c'è? È le Prince Antique ha preparato mia moglie per me. Ma lei la offro volentieri, senta che profumino. Agostino, grazie. E per dopo mi porti frutta, caffè e il conto. Subito perché ho un po' di fretta, eh? Allora quanto le devo? Ecco, sarebbero 3.200. Ma arrotondiamo e facciamo 200. Agostino, ma perché ha tutti questi riguardi per me? Perché lei mi affascina. Con quel sorriso, con quei denti bianchi e splendenti. Ma come fa? Uso la pasta del capitano. Pasta del capitano è un dentifricio buono. Più che buono? Sì, pasta del capitano, un dentifricio più che buono. Bravi, finalmente non avete esagerato. Però potevate dire ottimo. Certo, pasta del capitano è un dentifricio ottimo, che dà denti bianchi e respiro profumato. E tutto d'un tratto, il coro! Pasta del capitano! La mucca Carolina e le lettere di Annibale. Mi adorata, mio unico bene, l'altro giorno, con la mia bella bicicletta nuova, mi recavo al lavoro. Al lavoro? Chi? Me? Quando? Cosa ti vedo, mo? Una povera cavallina magra da far paura, con due occhioni, due soli, ma storti, ma così storti. Bel giovine, può darmi un passaggio? Devo prendere la corriera e sono già in ritardo. Mo sorbole? Ma certo che ci metto la Spider a disposizione. La si accomoda. Ci dico, si accomodi bene. Oh, ma si tenga bene stretta, eh? Si tenga bene stretta e si appoggi pure. Aiuto, aiuto, aiuto! Cosa è successo? Lo dico io, disgraziato, incosciente, morto! No, ferma! Hai preso, m'ho preso! Ma guarda questa gente di città, quando si amano si hanno un cuore così, grande così. Beh, mia adorata, cosa ti devo dire? Alla corriera doveva pure arrivarci ed io ce l'ho portata. E concludo, mia dolcezza, il sempre tuo Annibale che si strugge per il suo lontano amore, vero, naturale e genuino. Genuino come in vernizzi milione alla panna. Dal buon latte appena munto, più panna fresca. In vernizzi milione alla panna, il fior fiore dei formaggini. In vernizzi milione alla panna fa crescere i vostri bambini sani, forti e robusti perché è nutriente. Io voglio sempre in vernizzi milione alla panna. E ti regala la mucca Carolina. Scopri una Fanta, la Stabia è così. L'allegria è già qui. Fanta, Fanta, e sorridi con noi. Fanta il mondo d'allegria che tu vuoi. E l'aranciata d'arancia che ti fa sognare. Buffi vestiti e le lontane. Tutto quello che vuoi. Zebon! Se non superstucchiamo a schifio se finisce! Giovanotto! Supersucchia Lombardi! Lombardi! Zebon! L'automobile non ce l'ho, ma vostra figlia la voglio lo stesso! Me la date la sua mano? Ma certo, caro, non ti preoccupare! L'automobile ve la regalo io! Ma che è successo? È arrivato il signor Pietro! No! Sì! È arrivato il signor Pietro, è arrivato stamattina, è arrivato coi tettoni del concorso Idrolitina. Grande concorso Idrolitina, le norme sul Radio Corriere, molti milioni di premi, attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima. Senza sosta tutto l'anno, è una pioggia di milioni. Se tu bene vuoi stare, la sorte del darbe di sempre Idrolitina. Ah,
Angelino, Angelino, guarda cosa hai combinato. Ti sei sporcato tutto il vestitino. Ma su, non piangere così. Lo sai pure che ci sono qua io. Io, Super Trin, il super detersivo per bucato. Lavando con Super Trin, la biancheria più bianca, più pulita, dura di più. Per la cucina poi, ecco Trin Casa, che lava da sé stoviglie, piatti, bicchieri e rende belle le mani. Tutto splende usando i prodotti della serie Trin. Signore, usate sempre i prodotti della serie Trin. Potrete partecipare al grande concorso dotato di bellissimi premi. Ciao ragazze, noi andiamo. Quelli si illudono di prendere le trote. Il mio Fred di solito prende solo i reumatismi. Andiamo Barney, gli faremo vedere noi. E Fred, quello del Nero Cheese, il nemico. Aspettiamolo al barco. Bel lavoro Barney. E adesso, sotto con l'operazione Vermi. Barney, quante volte te lo devo dire che con la violenza non si ottiene nulla? Wilma, dammi la clava! E adesso sta a vedere come si lusinga il verme. Attento Fred, eccola che arriva! È arrivata! E allora queste trote? Oh, le abbiamo seminate per strada. Chissà che begli alberi nasceranno. Che peccato. Niente paura, te ne ho salvata una e te la farò spaccata al burro. E voilà, la trota alla mugnaia. Sempre bene, castighiamola! Ah, le mosche! Wilma, dammi la clava! O la va o la spacca! O Neocid o mosche! Neocid florale? Insetticida deodorante! Che profumo! Alla lavanda! Al limone! Alla rosa! O Neocid o mosche! Basta con gli insetti molesti! E per ogni tipo di pavimento, Neocera florale. San Carlo, gruppo alimentare, presenta Yogi. Yogi, sono stufo di questo camuffamento. Abbi pazienza, al ranger non è ancora passata l'arrabbiatura. Eccolo. Quel malandrino non è in vista. Bene, questa volta lo guarirò dal vizio di rubare. In questo ho nascosto della supercolla, in questo una tagliola e in questo l'uppercut di Foreman. Ci sarà da ridere. Hai capito, Bubu? Sì, digiuno e botte. Non è detto, guarda. Cosa fai? Sono pericolosi. Appunto. Beh, come capo della commissione di controllo, le dico che quel sistema di punire Yogi mi sembra meritevole di lode. Tieni questi e dammi quelli del Ranger. Yogi, cosa fai? Ladro matricolato, consegna subito il maltolto ai signori e fila via! Sì, signor Ranger. Ora possiamo mangiare in tutta tranquillità. Yogi avrà la lezione che si merita. Ora mangiamo in santa pace. Yogi, forse il signor Ranger ci vuole dire qualcosa. Yogi! Gambe, Bubu! Grissini, fette biscottate, panca a re! Ma io pensavo che San Carlo fosse solo patatine. Adesso ci faremo un bel picnic con tutte le specialità San Carlo. Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore. Girr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 r
La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta... I Tamifabi! Che bello tornare a casa dai propri cari. No! Non ti mettere a fumare adesso, è ora di cena. Non ho appetito, tutto il giorno in ufficio a fare un lavoro di concetto. Alla sera io avrei bisogno di fare un po' di esercizio fisico. Va bene, la cena può aspettare. Ecco. Buona idea, un po' di ginnastica è quello che ci vuole. E noi anche se siamo stanche ne approfittiamo. Per finire i nostri lavori a maglia. Cominciamo da questo. Ah, no, non va. Meglio il pugilato. Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro? Ma è per non farti stancare, caro. Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba. E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba. Ah, proverò pure qualcosa. Sto facendo esercizio. Senza che i vicini lo sospettino. Metti in tavola che ho appetito. Subito, caro. Papà, come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa. Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente. Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina. Girmi Gastronomo! Lo usiamo anche noi! Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo, ma questo lo regalo alla mamma. Girmi Gastronomo! Apri Brutta mi presenta. Tutti i gusti sono gusti, certo, ma con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Va bene così, faccia passare. Prego, s'accomodi. Dottore, dottore, mi salvi. Ma calma, calma, sono qui. Buongiorno. Il capello lo riprendo io. Vada. E allora? Dottore, mi salvi. La supplico, la mia vita nelle sue mani. Non si preoccupi. Come si sente? Io mi sento bene, e lei? Ma no, è lei che deve sentirsi male. Ah, mi sento tutte le malattie di questo mondo. Per esempio? Ogni volta che spengo le luci non ci vedo più. Ah, non me lo dica. E invece io lo dico. E poi? E questo è niente. Ieri ho fatto 32 chilometri a piedi. Ah. Non appena sono rincasato mi sono sentito un pochettino stanco. Non me lo dica. E invece io lo dico. E non mi dica che dopo aver mangiato le passa l'appetito, eh? Non me lo dica. Non me lo dica, Me lo vuole dire? Ma se mezz'ora che mi dice non me lo dica, non me lo dica, lo posso dire? Sì. Questo mi succede quando mangio a digiuno. Questione di riflessi. Si accomoda. Mi accomodo. Dottore, che mi fa? Si rilassi. Ecco, mi ha rilassato. Lei ha riflessi inguaiati. Ma allora c'ho l'inguaiato mia. Sia calmo, le darò qualche pastiglia. Preferisco l'olio del ricino. Ah, che razza di gusti. E va bene, tutti i gusti sono gusti, Ma quando si tratta di buon gusto, Dieter Fabri. Dieter Fabri anatolico, amici miei, pure senza aperitivo. Alcol no, non ha. Che sciroppo e limonata, amarena ed aranciata. Vuoi una bibita squisita? Basta metterne due dita. Sono prodotti d'alta classe. Ecco qui la verità, vuol dire Fabri, qualità. Bevi Fabri, bevi frutta, tutta frutta. Ne bastano due dita. Ed ecco la bibita che rinfresca la vostra estate. E l'amarena Fabri fa brillare gli occhi dalla gioia. Simone presenta il merendero. Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato circa e quattro. Spalancamos le finestre per vedere circa e quattro. Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato.
arrivato il circo equestre, spalancavo le finestre per vedere il circo equestre. E il dindondero! Le là che l'aspettava, le là che l'aspettava, le là che l'aspettava, le là che aspettava Michele. Che sono me? E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente Miguel. Che sono sempre me? Con i leoni, i muchachi stanno buoni per vedere il circo equè. El dindondero! Le là che aspettava Miguel. E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente Miguel. Miguel sono sempre me. E tu Miguel, sei sempre lì? Cosa fai sotto il sombrero? Sto aspettando il merendero. Olè! Merende a scelta, ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato. E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo. Il merendero! Garantito dalla qualità Talmone! Orgoro! Orgoro! Io sono Ubile! Io Macinato! Sveglia, sveglia! Io! Sveglia? E chi dorme? Tu! Lui! Bussa via! Vuoi un consiglio? Zio? Efficienza, o tutto va a rotoli! Di là! Piano, è così nervoso oggi! Ci ha certi occhiacci, ci ha... Al toro Luigi non piace star chiuso al buio! E allora, forza! Toro al pascolo! Marsh! E ti fidi a portarlo al pascolo? Ci andate voi, mica io. È un lavoretto da niente. Eh già, sempre a noi ci tocca fare. I lavoretti da niente. Sei un po' pallido, toro Luigi. Vieni a prendere i soli. Ah, è così. Toro prepotente, avrai pan per il tuo dente. Olè, toro! La bestiaccia non mi guarda. Guarda noi! Di qua, talpa! Forza, Luigi! Cielo! Io scherzavo! Non resistiamo! Allo scempio! Aiuto! Casa, dolce casa! Sono salvo! Luigi! Ed ora, il meritato riposo! Oh, guarda qui sotto, c'è una foto dello zio. Spiritoso. Hai visto? È stato un lavoretto da niente. Bravi ragazzi, giusto in tempo per il coro. Orzoro, con l'inconfondibile sapore campagnolo. Macinato e solubile. Sì, Orzoro porta nel latte il sapore campagnolo. Il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Orzoro. Gaio sapore campagnolo. Orzoro! Presenta Dolce Mammina. Bella, dolce cara mammina, la più bella mammina. La 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 la, piribibà, piribibà, la la la. Andiamo a far la spesa, andiamo. Bibibom, bibibom, bibibom. Bibibom, 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 bibibom.
Pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Miele Ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele Ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente. Caramelle al miele Ambrosoli. Dentro c'è proprio il miele. Ed ora una dolce sorpresa. Dal buon latte, dal buon miele, caramelle, latte e miele. Latte e miele Ambrosoli, che bontà. E va bene, me ne vado. Ciao ragazzi, ciao. Ehi, perché tremi tanto? Tremo perché ho tanta paura del compito in classe che dovremo fare. Ridi tu, ma io da aritmetica non ho mai capito niente. Attenti, problema. La vostra mamma va al mercato ed acquista 15 uova a lire 40 l'una. Quanto spende? Ed ora ascoltatemi. Il primo che sorprendo a copiare lo sbatto fuori come una ramazza. Capito? Sì. Bene, bene, bene. Qui si parla di uova e le uova sono il mio forte. Oh, mamma mia. Che facile. Su, su, scriviamo. Soluzione. La mia mamma non spende niente perché le uova non le compra. Se le fa, ecco fatto. Se le fa, ecco fatto. Copione, per te non è la stessa cosa. Hai mai visto la tua mamma fare le uova? Calimero, cosa fai? Volevo vedere cosa scriveva. Ah, tu allora volevi copiare, eh? Ma veramente io? Fuori ti dico! Signor maestro! Vattene via, piccolo sgorbio nero! Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però. Siamo le solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là! Ava, come l'Ava! Sì, perché Ava è bucato garanzia, garanzia di un bucato bianco e perfetto. Sì, Ava è davvero bucato garanzia, garanzia di un corredo sempre nuovo. Ne volete la prova? Guardatelo contro luce. Lavato con Ava, il tessuto si mantiene integro, intatto, come nuovo, bucato garanzia. La stessa garanzia che vi dà Ava per lavatrici extra. Vedete? Il tessuto tiene. Sono prodotti che partecipano al grande concorso Miralanza. Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa. Maria Rosa e Ciclamino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato. Ogni giorno un calabrone lo rosicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. Mille torte puoi fare con il lievito Bertolini.
1000 torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose. Bertolini. Bertolli presenta Olivella e le gite domenicali. La 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 la, tutto bene mi va. Oh 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 oh, ed invece a me no. E non so proprio perché. Tutto vada bene ogni volta solo a te. Ma sposina col marito vuole visitar un castello molto antico di tant'anni fa. Invidiosa Maria Rosa come lei vuol far, ma non è capace, nulla sa proprio imita. Ed insieme al famoso olio, per una buona tavola, per un buon palato, il buon vino toscano, il Chianti classico Bertolli. Matilde! Cosa che sei, però? Che sogno terribile, avevo una pancia così! Ah, che semo, la paura della pancia! La pancia non c'è più! Ah, sì! La pancia non c'è più, e la pancia non c'è più, e la pancia non c'è più, non c'è più, la pancia non c'è più. Matilde, cibi sani, magri, nutrienti e conditi con olio Sasso, che nutre e non ingrassa. Oh, tante storie in casa, poi chissà in qualche ristorante cosa che danno. No, mia cara, io vado solo nei ristoranti dove si cucina con olio Sasso. Anzi, la lattina dell'olio Sasso la voglio qui, sul tavolo. Olio Sasso, olio d'oliva. E al momento dell'insalata, aceto Sasso. Verica presenta Silvestro Gatto Maldestro. Tu ci vedi il doppio. Aiuto! Mi vuoi mangiare! Aiuto! Oh? Ha preso il volo. Primo stormo da caccia. Decollo! Caro mio, vuoi atterrare nella mia pancia? Prendimi se ci riesci. Ti servo immediatamente! Salvo! Mi tocco il polpetto, piccola,
Oh no, su Derica non si può. Derica, pomodori pelati, succosi, maturi, appena raccolti dal campo. Pomodori pelati Derica, così pieni di sapore, non li avete ancora assaggiati. E per la vostra buona cucina, Derica prepara anche i fragranti piselli. La frutta sciroppata, così squisita. Le confetture, con tutto il gusto della frutta fresca. Derica sceglie sui campi. Ferrero presenta il gigante amico. Nel paese felice si prepara un gran banchetto e tutti sono contenti. Ma si oscura la vallata. C'è Giocondo rimpicchiata. Bacio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora. E che? C'ho scritto Giocondor? Se ti prendo ti seguo il mirino, Giocondor. Di tutto il mondo, di tutto il mondo, nessuno si attiva come Giocondor. Cos'ha di nuovo combinato quel Giocondor? Ha rotto il tavolo del banchetto. Ci andavamo tutti. Andava Ginestra. Che fa la minestra? Andava Michele. Che sbuccia le mele. Andava Manolo. Che stura il barolo. Andava Rodrigo. Che sta davanti al frigo. Andava Clemente. Che mangia e non fa niente. Andava Lulu. Coi suoi occhi blu. E che? C'ho scritto Giocondor? Gigante. Pesaggi tu! Con piacere. Ecco il tavolo. Ed ecco quel briccone di Giocondor. Ma mi lasci! Non c'ho il paracadute! Non c'ho la mutua! Ma siamo impazziti! Oh, sole mio! Torna la felicità. Anche per noi c'è un gigante amico. Un bel regalo. Un bel regalo. Un bel regalo. Un bel regalo. Mon Chéri, il bel regalo che fa scintille. Mon Chéri, quattro specialità. Uva, ciliegie, mandorle e nocciole. E quando arrivano i Mon Chéri, sprizza la simpatia. Mon Chéri, un bel regalo fa scintille. Quando mia moglie non c'è, mi tocca fare tutto da me. Anche il bagnetto a mio figlio, il figlio dell'architetto, per via di mia moglie che fa l'architetto. Fa l'architetto. Moglie mia, per cattiva che tu sia, puoi mica sempre restare via. E non vi dico che fatica voi a riempire sto coso, eh. Avanti, indietro, qui sono tutto umido da capo a piedi. Pulca. Sono Bagno Maria. Aveva ragione Archimede. Un corpo solido immerso in un liquido si bagna. E se non sono tale, buonasera. Buona questa! A me piace. Accidenti, ci mancava anche il buco adesso. Buco, quindi regola. Se c'è un buco nel bagnetto, tira fuori il tuo libretto. Dunque. Ba, be, bi, bo, bu, 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 bu. Eccolo qui. Buco. Turare il. Se non avete altro sotto mano, metteteci l'indice. Eccolo qui. Indicino. Funziona. Mica stupido quello che ha scritto questo libro qui. Però che vita fare l'uomo di casa, eh. Io vorrei vedere l'architetto al mio posto. Eccola che arriva. Ciao caro, sono io. Buongiorno architetto. Immaginone, ma cosa sta succedendo? Ah niente, sto riempiendo il bagnetto per il bambino. Diciamo piuttosto che stai riempiendo la piscina comunale. Che colpa ne ho io se la piscina comunale qui ha un buco? E se c'è un buco si tura. Uffa, questi casalinghi. Uè, cominciamo a prendere la categoria, eh. Più tatto, architetto. Architetto sì, ma sempre donna. E poi non ci vuole niente. Basta un dito. Bella scoperta. E mo sapete che vi dico mo? Moplen. Moplen per voi. Il vostro nuovo bagnetto di Moplen non si rovina e non si consuma. Perciò dura a lungo. Moplen non si deforma. Resiste al calore fino a 140 gradi.
e soprattutto è più leggero e vi affatica meno. È la nuova materia plastica per la vostra casa. E mo'. Moplen. Con questo marchio nei migliori negozi. Moplen. Manuele, veramente, le assicuro, sono spiacente. Ma stasera devo andare da Veronica a giocare. A giocare? Ullalà, è una vera assurdità. Ma faremo una quadriglia e una tombola in famiglia. Un tal gioco è rovinoso e inoltre indecoroso. Io ci vengo i campagnoli, ma per lei è inopportuno. Chi si onora di un blasone? Mi risparmi il suo sermone. Manuele, le confesso, io cammino col progresso e nessuno mi impedisce, pur se lei non lo gradisce, di giocare senza mistero a scopone, all'uomo nero e persino a 7.5. Provo invero un gran disprezzo per chi gioca con le carte e son certo, almeno in parte, che si sciocca amenità nel futuro sparirà. Non vedremo mai il signore consumare intere ore tutte intorno a un tavolino a giocar bricioramino. Lei non può certo apprezzare quanto possa elettrizzare, per esempio, averla matta. Sarà sempre soddisfatta. Non conosco, giurerei, una matta più di lei. Sì, ma è molto più evidente quanto lei sia deficiente. Se non tace adesso scatto e davvero faccio il matto. Son distinto, ma anche duro. E picchiandola nel muro come fosse una ramazza, della stanza fa una piazza. Io le rompo la zuppiera sul suo capo fatto a pera. Rodomonta. Carta straccia. Cartomante. Pentolaccia. I dessert sono serviti. Non accetta, sono squisiti. La sua offerta mi indispone. Ma che dice? È il panettone, un prodotto di Alemagna. Ullalà, è una cuccagna. Delizioso, donna Adele. Meno male, Manuele. I suoi gusti sono squisiti. I signori sono serviti. Panettone Alemagna, in ogni casa, in tutto il mondo. Il panettone Alemagna è squisito, fragrante e di qualità superiore. Offrite per Natale una cassetta Alemagna. Una cassetta Alemagna è l'omaggio più atteso e più gradito. Alemagna, una produzione di alta classe. Sono Leone, l'uomo senza decisione. Ma in questi giorni è diverso, è Natale. È stato molto facile prendere la decisione anche senza la moneta. Abbiamo invitato un vagabondo, un barbone, per far sentire anche lui il calore della famiglia. Ecco il menù. Antipasto con salmone e gelatina, poi fettuccine con piselli e un poi... Un momento, ma se il barbone preferisce una bella pasta e fagiole, un bel pezzo di bollito... Oh, via le posate d'argento, metti le solite. Sai, è un vagabondo. Ecco, prendiamo un'aria un po' disinvolta. Sì. Non mettiamolo in imbarazzo. Prego. Grazie. Buonasera e buon Natale. Scusi, ma lei sarebbe il barbone, cioè quel signore che noi aspettavamo? Sì, sono proprio io ed è una vera fortuna che oggi sia rimasto libero perché ho sempre tanti inviti. Prego, si accomodi, grazie, eccellenza. Signora. Volevo dire, signora. Grazie, sono i piccoli fastidi della vita mondana. Che vuole, i nobili invitano spesso noi vagabondi a pranzo per fare un'opera buona o un carnet con loro piuttosto pieno. Un po' di salmone. No, grazie, niente salmone. Proprio ieri sera l'ho mangiato dal principe Trosco di Valgismont. 48? No, 135 al litro. Intendevo l'anno. Sì, viene dalle nostre cantine del Piemonte. Sì, qui in via Piemonte c'è la cantina, lo prendiamo lì, ma è tagliato. Caro, vuoi offrire al nostro ospite il regalo che gli abbiamo preparato? Sì, scusi, io avrei pensato, insomma, le potrebbero anche servire scarpe usate. Scarpe a punta a me, io non porto che scarpe con punta quadra. Vedi, questo c'è i piedi quadri, allora cosa possiamo offrire? Ah, ecco un regalo che farebbe a caso mio. Oh. No, questo qui è roba mia, scusi. Caro, se il signore le vuole gliele diamo subito. E quale preferisce, queste o quelle? Mon Dio, non saprei che cosa scegliere. Ha una moneta per caso? No, cominciamo coi prestiti. Grazie, 1, 2, 3. Non affidare al caso anche questa scelta. Scegli Moville, è una medaglia senza rovescio. È sempre la scelta migliore, perché la maglia Moville è una maglia davvero nuova, soffice, calda, irrestringibile. E poi lo sapete che produce un benefico massaggio che protegge dai reumatismi. Io da quando uso le maglie Moville mi sento un altro. Provatela anche voi, vi sentirete veramente bene. Sapete cosa vi dico? La maglia Moville è la maglia della salute. Thank you.
Questo strumento racchiude in sé la creatività, l'esperienza di un uomo, un artigiano che ha saputo tradurre in realtà il proprio pensiero, la propria arte. Pandoro Bauli, nato dall'esperienza artigianale, dall'amore, dall'arte di un pasticcere, il signor Bauli. Pandoro Bauli ha il profumo della tradizione, il profumo della festa. Per il tuo buon Natale, Pandoro Bauli, nato dall'arte di un pasticcere, il signor Bauli. Buongiorno. Eccomi qua, signor Baudo, andiamo in teatro? Ma è presto, vorrei fare un giro. Che pensi, Michi? Penso io, un bel giretto per Milano. Quasi quasi farei un salto in via San Damiano. Via San Damiano, subito. In San Damiano c'era il Naviglio una volta. Il Naviglio, il fiume di Milano, con le sue nebbie, la chiesetta di San Cristoforo, i ponti, gli innamorati. Sembrava di essere a Venezia. Sa che una volta in questa via c'era un fiume? Poi lo hanno coperto. Beh, avranno avuto le loro brave ragioni. Sì, però mi piaceva di più prima. Tutto cambia, amico mio. Le vie, le abitudini, i gusti, le tradizioni. Sì, tutto cambia. Ma dal 1919, quando è Natale, panettone Motta. Un panettone favoloso. Da 50 anni, un'antica e preziosa ricetta a voi ogni Natale. I maestri pasticceri della Motta hanno conservato per voi una tradizione di prestigio e di qualità per la festa più dolce dell'anno. Motta, due sillabe, è Natale. Viene la pallina! Confezione Alemagna per me, una per te e una per i nostri amici. Una confezione Alemagna per me, una per te, una per i nostri amici e una per tutti quanti. Sì,
a Natale tutti, ma proprio tutti, dovrebbero ricevere una confezione Alemagna, perché a Natale Alemagna. Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due. Lo primo tentativo è sfortunato, e Cimabue restette inalberato. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Ma Cimabue non resta affatto afflitto, or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo. Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Ma che cagnara, sbagliando si impara. Andammo alla ricerca in 22, e quando ritrovammo Cimabue, frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro. Così nacque Don Bairo, l'uva amaro. Don Bairo! Anno di grazia 1452. È Don Bairo l'uva amaro. So Caio Gregorio er guardiano del Pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Del divismo prendi il caso. Non per fare il ficcanasso, ma i miei tempi, quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo, con l'allegro risultato di sentirsi autorizzato ad aver di tutti i divi i vantaggi relativi. Una villa sui Parioli, la piscina con tre moli per tenerci lì attraccata la triremi cabinata, bighe a grosse cilindrate, i sesterzi a gran palate, stravaganze tutte matte tipo il bagno dentro il latte come fe diva Poppea, e la gran prosopopea di pretendere che la gente a vederli solamente desse in smanie e convulsioni. Mentre invece lo si sa, se si andava a ben guardare quel gran divo di successo, si scopriva molto spesso che guardato da vicino era un povero tapino. Ma cose sono cambiate, ma al riguardo se notate, tutti quelli che hanno successo vogliono sempre pure adesso, con la nomina di divi, i vantaggi relativi. Mentre andando a ben guardare, molto spesso lo si sa, scoprì ancora che il divino è, un povero tapino. Quindi, amici, sia lampante, ben guardare è l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi, mo lo dico in prosa, Scala d'Oro Rodio Toce. Ecco cosa guardare, perché il marchio Scala d'Oro controlla tre volte la vostra eleganza. Controllo sul tessuto vi dà la certezza che sia proprio Terital, leggero, anticaldo, insensibile alle pieghe. Controllo sulla confezione, solo capi di linea perfetta meritano il marchio Scala d'Oro. Controllo sulle finiture, perché ogni dettaglio sia impeccabile. Scala d'Oro Rodia Toce. Per un'eleganza tre volte controllata, ecco cosa guardare. Il marchio Scala d'Oro Rodia Toce. Calimero, il pulcino nero. Oh, 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 sono proprio contenta. Uno, due, tre, quattro, quattro. E il quinto dove sei? Ma armistoso, il zempo in brio di covatura, ciò. Ehi, dove andai così de corsa? Spetene! Oh, mamma mia, che buio. Mamma, mamma, dove sei? Mamma, mammina. Ma che roba. Mamma, mammina. Ciao, sei tu la mia mammina? Come? Oh, cara la mia mamma. Cara, cara. Ma, piccolo, io non sono la tua mamma. Oh, scusa. Mamma, mammina. Sei tu la mia mamma? E
com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma? No, guarda che ti sbagli, sa. Mi non ho pulcini neri. Ma se io fossi bianco mi vorresti? Certamente, piccolo. Cosa c'è? Non trovo la mia mamma perché sono nero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là. Ava, come lava. Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto... è bucato garanzia. Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione. Bucato garanzia. Fate voi stesse la prova oggettiva. L'albume presenta il merendero. Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato circa e quattro. Spalancamo le finestre per vedere circa e quattro. Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato il circo e questo. Spalancamo le finestre per vedere il circo e questo. E il dindondero. Sempre lì. E tu, Miguel, sei sempre lì? Cosa fai sotto il sombrero? Sto aspettando il merendero. Merende a scelta. Ogni giorno un gusto diverso. E prodotti sempre freschi di buon cioccolato. E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo. Il merendero. Garantito dalla qualità Talmone. Stasera? Anche la parola più banale, più logorata dall'uso come stasera, può rispecchiare un'emozione, un sentimento. Qualsiasi parola può rispecchiare uno stato d'animo. Qualsiasi. Certo, ma ci vuole una grande attrice. È come per la casa. Qualsiasi pavimento può rispecchiare la cura per la casa, ma ci vuole una grande cera. Emulsio, la cera a specchio. Emulsio è la cera su misura per il tuo pavimento. Guarda, la sua confezione è fatta apposta per un dosaggio esatto, su misura. Basta premere l'impugnatura e ottieni la dose emulsio che vuoi. E non dimenticare il tuo regalo emulsio. Puoi sceglierlo fra tanti. Per esempio la borsa tutta spesa. Emulsio, la cera a specchio. È un prodotto Sutter.
Ah, che pace in questa foresta inesplorata. Il signor Bianchi? E lei? Sono io, perché? Non ha mai pensato di rinnovare l'arredamento della sua casa? Arredamento? Ma io qui ho tutto quello che mi serve, un tavolo, un letto, una sedia. Sì, ma con un po' di fantasia, provi a immaginare la sua casa piena di tende. Le mettiamo queste tende? Ma no, è inutile, ormai ho rinunciato a tutto. Pazienza, me ne vado, ciao. Ciao. No, dove vai? Fermati, fermati, da te compro tutto quello che vuoi. Ritornerò, ritornerò. Peccato che se ne sia andata. Ma sì, in fondo qui ho tutto, aria buona, cibi genuini. Cosa mi manca? Mi manca tanto la Peroni. Mi hai chiamata? Eccomi. Peroni. Bionda, fresca, spumeggiante Peroni. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. E da oggi, bevimi dove vuoi. Sono così comoda, anche nel barattolo. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. Sono bastati i miei artigli a prenderti, ti prenderò con questo. Povero Silvestro! Venuto esecrabile, non crederti al sicuro. Con queste elastiche bretelle farò una fionda che mi permetterà di raggiungerti in un baleno. Forza! E ti hai chiuso! Piomberò su di te come un missile! Silvestro, guarda, che si spende la ninja! Dici, vediamo! Silvestro, ricordati che fa male fumare! Ma io ti spenno, ti spolpo, ti polverizzo! Oh no, su Derica non si può! Derica lancia la cucina leggera del fagiolo. Minestrina di anellini con passato di borlotti. Un primo gustoso e leggero. Fetti di pollo dorati con cannellini al basilico. Un secondo appetitoso e leggero. Fagioli Derica. Pratici, veloci. Così delicati che li faccio anche in insalata. Con sedano e mozzarella. Mani, metti in tavola una ricetta leggera Derica. Derica lancia la cucina leggera del fagiolo. Chiedete il ricettario omaggio a Derica. Grappa Piave e le tradizioni del Veneto. Luigi Vannucchi presenta Le maschere nel Teatro Veneto. Nella tradizione teatrale veneta è d'obbligo la presenza di una maschera, Arlecchino. Arlecchino è un camaleonte che prende tutti i colori. Una maschera famosa, ma nonostante tutto così poco conosciuta. Arlecchino è anche un poeta. Una voce falsa e un gran riso al momento dei singhiosi. Eccomi. Oggi vi parlo dell'amore. L'amore è come la tavola degli osti. Voi andete rento all'osteria e trovè la tavola già preparata. I ve porta per primo una menestra de gelosia, un arrosto de lusinghe, con il pan della pazienza, il vin delle lagrime, un dolce de sospiri e per ultimo quel piatto dove sega il conto del pranzo. Insomma l'amor è un contento del corpo, ma un affanno del cuore. Arlecchino. Una maschera che il Teatro Veneto ha arricchito di un sapore particolare. Il sapore del Veneto. Il sapore di una terra gelosa delle proprie tradizioni. C'è sapore di Veneto qui. Sapore di Grappa Piave. Grappa Piave è fatta ancora oggi come una volta, col metodo del cuore. Scartando prima la testa, poi la coda, tenendo solo il cuore.
Grappa Piave è solo cuore del distillato. Senti Grappa Piave. Senti che cuore. Come nasce la poesia nel pennello di Antonio Bueno? Il momento creativo di un artista è una combinazione felice di mille idee. Calore di un momento. Calore del tuo brandy. Stock scalda i momenti lieti della vita. Stock, secco e deciso, morbido e intenso. Stock, caldo e ricco di natura. Ah, che pace in questa foresta inesplorata. Il signor Bianchi? E lei? Sono io, perché? Lei ha mai pensato di acquistare uno strumento a corde? Uno strumento a corde? Ma a me basta giocare con mio spago. Sì, ma con un po' di fantasia. Provi a immaginare una grande arpa, per esempio. Allora, ordiniamo quest'arpa? No, purtroppo ho rinunciato a tutto. Beh, pazienza, ciao. Ciao. Dove vai? Fermati! Da te compro tutto quello che vuoi! Ritornerò, ritornerò! Peccato che se ne sia andata. Ma sì, in fondo qui ho tutto, aria buona, cibi genuini. Cosa mi manca? Mi manca tanto la Peroni! Mi hai chiamata? Eccomi! Peroni! Bionda, fresca, spumeggiante Peroni! Chiamami Peroni, sarò la tua birra! E da oggi, bevimi dove vuoi. Sono così comoda, anche nel barattolo. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. Alla Lagostina. Lui cerca la. Dove sei? Ehi, giovani. Ma quali sono con fuffurdi? Adesso non vedo se ci fa andare di quattro giorni. Alla fuori non si siede l'amore fado, eh? Ma cosa è che gli altri non te ne fuori cantare? Ai grecano non fuori te siete tac! Ah! La 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 la.
fondo. Ma vuoi che se c'è sede ti mandiamo il facultà? Ehi, ma si può sapere cosa cerchi? Lui cerca l'agostina, la cerca e qui la trova. Questo fondo Thermoplan, questa compattezza e solidità, questo infallibile sistema di valvole, una sicurezza esclusiva, l'agostina. L'agostina. Un investimento prezioso, sicuro, per 25 anni di fuoco e di buona cucina. Attenzione, emergenza. Hanno catturato Shirley Carrigan. Un attimo, tenente Sheridan. Sì? Io so dove hanno portato Shirley. Abbiamo i mezzi per farti parlare. Hai ancora un minuto per deciderti a parlare. Poi... Bianco Sarti. A me consente. E a me con un po' di ghiaccio. Piacere che Bianco Sarti. Piacere di Bianco Sarti. Bianco Sarti. Bianco Sarti. L'aperitivo vigoroso. Parola. Ah, che pace in questa foresta inesplorata. Il signor Bianchi? È lei? Sì, sono io, ma... Ha mai pensato di acquistare un bel lampadario a gocce? Un lampadario? Ma a me basta il mio lume a petrolio. Sì, ma con un po' di fantasia, provi a immaginare un grande lampadario con tante luci. Ordiniamo questo lampadario? No, ormai ho rinunciato a tutto. Pazienza, allora me ne vado. Ciao. No, dove vai? Fermati, fermati! Da te compro tutto quello che vuoi! Ritornerò, ritornerò! Peccato che se ne sia andata. Ma sì, in fondo qui ho proprio tutto, aria buona, cibi genuini. Cosa mi manca? Mi manca tanto la Peroni. Mi hai chiamata? Eccomi. Peroni. Bionda, fresca, spumeggiante Peroni. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. E da oggi, bevimi dove vuoi. Sono così comoda, anche nel barattolo. Chiamami Peroni, sarò la tua birra. Amaro Cora presenta Silvan. Voilà. E ora, signore e signori, eseguirò un esperimento di levitazione. Ma per far questo ho bisogno della collaborazione di qualcuno del pubblico. Vuol venire lei? Dai, vai tu. No, no, ma non si... Oh, ecco un coraggioso signore. Complimenti. Buonasera. Ora le chiedo la massima collaborazione. Ma io questa faccia l'ho già vista. Attenzione, prego. Uno, due e tre. È leggero come una piuma. Sgombri la sua mente da ogni pensiero. Le
Lei si sta alzando, si sta alzando. Lei è leggero, leggero come una piuma. Sin Saladin. Si svegli! Questo è per lei. Ma allora è proprio lui? Sei proprio simpatico. Grazie. Comunque se venite con me, vi presento io, il gran simpatico. Ah, un momento di sosta. Amaro coro per tutti. Questo è il gran simpatico. Anche perché nell'amaro cora c'è la Boldea fragrance. E che cos'è? La Boldea è una pianta del Sud America nota per le sue famose virtù. Amaro cora, così simpatico che vi propone una nuova idea regalo. In confezione speciale due splendide tazzine da caffè. Amaro cora, il gran simpatico. E quindi spalmare l'arrosto di margherina. Cielo, l'ho dimenticata in frigo. E adesso bisogna aspettare che diventi tenera. Ecco qua. Io sto in città. E così, anche per oggi, il mio spettacolo è finito. Finito. Arrivederci. No, troppo comodo. Come? Sì, signor Ferrer. Adesso lei fa il piacere di cantarmi un'altra canzone. Ma non è possibile, le trasmissioni sono terminate. Ma via, non può lasciarmi qui sola ad aspettare. Aspettare? Cosa? Che la margherina diventi tenera. D'aspettare bisogno non c'è, oggi c'è Vallée, la margherina tenera. Anche appena uscita dal frigo, Vallée è così tenera che... Non tagliare, scalda, con margherina Vallée. Tenera come il suo sapore. Non tagliare, scalda, con margherina Vallée. Kraft, cose buone dal mondo. Sao Caffè, un caffè dal profumo esuberante per una donna esuberante. Liana Orfei. Liana, sei stata stupenda. Grazie, ma le torce facevano troppa fiamma. Metti meno petrolio la prossima volta. Ciao, ciao a tutti. Liana, non ti fermi con noi? No, venite voi da me piuttosto. Vi preparo un caffè. Oh, Sao Caffè. Che caffè e che profumo. Sao Caffè, lo trovo dappertutto. Cici, cici cu pepe, do Brasil. Sao Caffè. Sao Caffè, un profumo esuberante. Sao Caffè, anche in sacchetti da 200 e 400 grammi, sotto vuoto. Sao Caffè, un profumo esuberante. Quante volte prima di fare il gesto giusto ne facciamo tanti inutili, come quella volta che... Oh, Carmelita! Buona, bonita sera! Vamos, Carmencita! Oh, mia bella senorita, tu per me sei la vita. Vogliamo soprassedere poltronito o divanito. Oh, mia bella senorita, vuoi tu bere una bibita? Transingo e ritorno. Olè! La ripetizione. Ale, ale, ale. Ti piaccio? No. Adesso basta con i gesti inutili. Qui ci vuole qualcosa di sicuro.
Il lama rasoio bicchi. Con il lama rasoio bicchi non si fanno gesti inutili. Con questo non si cambia la lama, si cambia il rasoio. Mi sono già fatto tantissime barbe, eppure radia ancora in modo perfetto. Il lama rasoio bicchi è dolce, delicato, e dove passa la sua lava non resta più barba da radere. Lama rasoio bicchi, con sole 100 lire, ha inventato il nuovo modo di radersi. Adesso sì che le piaccio. Lama rasoio bicchi. Organi Bontempi presentano. Ma ci sono anche sogni che si realizzano. Se il vostro sogno o quello dei vostri figli è fare della musica, con Bontempi è facile. Ora ti spiego, è facilissimo. Questo è il metodo Bontempi. Basta seguire i numeri sull'organo Bontempi. 2, 6, 5, 6, 5, 4. Cambiamo ritmo. Visto com'è semplice? 1, 6. 1, 6, 4. Organi elettrici ed elettronici Bontempi. Il metodo per scoprire talenti. Bontempi! Buongiorno. Desidera? Cinepresa. Che passa, Fabrizio? Prego, io non intendo sfilare in parata, né ballare. E mi riferiva alla larghezza della pellicola. Comunque, osservi questa portatile, azionata da molla a nastro elicoidale. È l'ultima novità. Lei dimentica Carlo V d'Asburgo. Ne sono mortificata. È suo cognato? È un imperatore. Nel secolo XVI fabbricava molle a nastro elicoidale per i suoi orologi. Lei è uno studioso di famiglie reali. No. Risolvo i cruciverba dei giornali. Mi permetta di mostrarle una ginepresa molto, molto interessante, il modello Underwater. Traduca. Sott'acqua. Serve per girare i film sott'acqua. Non sopporto l'umidità. Ha ragione. Comunque abbiamo molti, molti articoli, non si preoccupa. Non mi preoccupo. Ha trovato qualcosa che le piace? No, grazie. Ma lei è incontentabile! Sempre. Buongiorno. E questo cos'è? Questo è il frigo congelatore Ignis 4 stelle. Due apparecchi in uno. Frigorifero Umiclimat per conservare a lungo la freschezza. Congelatore 4 stelle per congelare in casa la grande spesa. Frutta, verdura. Eh sì, forse il vecchio frigorifero è superato perché da oggi si conserva e si congela con Ignis 4 stelle. Nei modelli da 70 a 610 litri. Lo compriamo. Questa è la scienza amica in. Dolce la sera, ma lunga la via, a farla insieme men lunga staria. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora. Gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guardano ancora. Quando Rosa scende dal villaggio, sola sola e mesta in volto, io la seguo ma non ho il coraggio di pregarla a darmi ascolto. C'è la sera ma lunga la via, a farla insieme men lunga saria. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora. Gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guardano ancora. Premium Saiba non temono l'umidità, sono ben protetti. All'esterno da un foglio di alluminio plastificato e dall'interno in tanti pacchetti di cellophane sigillati. Per questo restano sempre croccanti, freschi, come appena usciti dal forno. Se sono così fragranti, il merito è anche della confezione. Crackers Premium, dalla Saiba, il vostro grande fornaio. Riusciranno i nostri amici pirati a recuperare il tesoro?
Capitano, individuo sospettosissimo scoprì, certissimamente, e tu ci fu quel tesoro. Porco can, eccolo là, il gala pistola facile. Catturiamolo, bisogna farlo ballare. Vio, c'è un orologio. Porco can, che soneria. Ingenuo fosti, arguzia ci vuole. Bisogna sembrare individui al di sopra di ogni sospetto. Per tutto il figo d'India, astutissimo ye, attacchiamolo direttamente. Alla rembaggio. Capitano, lo possiamo torturare. Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, so ben io come fargli aprire la bocca. Frutta Fabbri al liquore. Puoi scegliere tra marroni, albicocche, prugne, uva sultanina e le famose ciliegie. Sono tutte prelibate frutta Fabbri al liquore. Coglile dall'albero Fabbri, perché l'albero Fabbri dà sempre buoni frutti. L'albero di Fabbri dà sempre buoni frutti che, oh oh, perdi molto molto se non conosci il sapore. Frutta Fabbri al liquore. Paola Quattrini in... Questa sera parliamo della bella Carmencita. La nostra Carmencita è un tipo tranquillo, ma quando vuole sa trasformarsi persino in una affascinante havaiana. Oh oh! La si abbronza con un po' di vernice scura. Ecco fatto. Ha un bel fiore tra i capelli. E poi le si mette il tipico gonnellino havaiano. E adesso facciamola ballare. Basta far ruotare il gonnellino così. Pronti? Si parte per le Hawaii. Che brava! Attento, caballero. No, no, non l'abbiamo vista. Questa sera abbiamo chiarito un piccolo problema che interessa i nostri bambini. Noi donne, però, abbiamo molti altri problemi. Il problema più grande è fare la spesa. Mi dà caffè Paulista? Ciao, Paola. Ciao. Ehi, ti tratti bene? Scusa, cara, quanto ti dura una lattina da 250 grammi? Più o meno una settimana. E allora, fatti i conti. E vedi che se invece di comprare Paulista compri un altro caffè, per bene che ti vada risparmi 10 lire al giorno. Ne vale la pena? No. Allora, goditi Paulista. Lo puoi scegliere nel tuo formato ideale. Chiaro, no? Caffè Paulista della lavanda. Ieri ho avuto un bel da fare per convincere mia moglie. Non voleva credere che era bastata la mia voce per aprire una porta. Naturalmente anche voi non ci credete. Ecco la prova. Ero andato presso i modernissimi uffici del comune per avere un documento. Ufficio 255, settimo piano. Attenzione che c'è l'ascensore nuovo. Quinto piano. Io invece vado al secondo piano. Voglio proprio vedere, questa volta non si ferma. Scommettiamo, sono proprio convinta che non si fermerà. Ah, ma allora funziona sempre. Vero. L'ascensore si muoveva al suono della voce. Settimo piano. Lei a che piano va? Al primo piano. Ora che l'ha detto, stia tranquillo che ci arriva. Vuoi vedere che anche le porte... Ufficio 255. Avete visto? Oggi la tecnologia ci offre cose veramente fantastiche. E da oggi, per la vostra lavatrice, Biopresto Lavatrice. Biopresto Lavatrice liquida lo sporco impossibile direttamente in lavatrice, perché agisce in profondità. Non ci credete? Prendiamo uno strofinaccio sporco, vino, succo di pomodoro, facciamo un nodo e facciamo un normale lavaggio con Biopresto Lavatrice. Ecco, fuori è pulito e dentro
bianchissimo, mai visto un pulito più pulito. E in profondità. Dio presto lavatrice. Oh, che bel mestiere fare il cocchiere. Oh, che bel mestiere fare il carrozziere. Bel mestiere fare il cassiere. Oh, che bel mestiere fare il pasticcere. Il mio segreto? Panna montata, fresca, genuina, cioccolata, ed ecco un gran profiterol. E adesso Algida lo surgela. Appena fatto. Dolci Algida, li scongelate e li gustate freschi, come appena fatti. Quanti possono dire altrettanto? Pasticceria surgelata Algida. Che fastidio! È già ora di svegliarsi così presto! Giorno, sveglia! Hai finito di russare, eh? Che odore disdicevole! Sono pieno di minestrone! Minestrone? Incredibile! Ma su, andiamo a lavorare, dai! E io dovrei andare in tavola con un minestrone? E in più lei è caldo in modo insopportabile! Questo suo odore mi altera i delicatissimi aromi di questa salsa Piccadilly! Piccante si dice, mica Piccadilly! Delicatissimi! Si può dire? Mi pare di essere un vulcano! Sono gli inconvenienti della salsiera. Se fossi, che so, una confettiera, non mi succederebbe niente. O una fresca fioriera. O meglio ancora una zuppiera. O addirittura una teiera imperiale. Oh, che triste il ritorno alla dura realtà. La realtà di un bel saporito minestrone. Invece non sopporto questo odore, mi fa pede la testa. Attenta! Oh, chi leverà questa macchia del mio onore? Scottex Casa. Scottex Casa è morbido e resistente. È così che Scottex Casa assorbe le macchie di sugo, assorbe le macchie di caffè, assorbe le macchie d'olio, assorbe l'unto dei fritti, pulisce lo sporco dal pavimento. Scottex Casa è morbido e resistente. Scottex Casa, altro che un pezzo di carta. Amici, buonasera. Anche stasera vi propongo un gioco. Gli elementi del gioco sono un piattino apparentemente vuoto, una tazzina e del caffè. Ora, il gioco è questo. Come si fa a mettere il caffè nella tazzina rovesciata senza che il caffè scenda dalla tazzina e si spanda nel piattino? A lei, signore. Beh, si mette il caffè nella tazzina, si copre col piattino, lo si rovescia il tutto e... E si combina un bel pasticcio. Ci provi lei, signora. Ah, no, non ci provo, se no mi impiastro tutta. Provi lei, signora. Di giochi non me ne intendo. Per queste cose ci vuole pazienza, non è roba per me. Allora, la soluzione ve la do io. All'inizio il caffè è nel piattino. Ora con un accendino riscaldo la tazzina e quando non la posso più tenere tanto scotta, la poso rovesciata sul piattino. L'aria nell'interno della tazzina è calda, quindi dilatata, e ora raffreddandosi perde di volume, così, e aspira il caffè nel suo interno. Visto? Nel piattino non c'è più caffè. È tutto entrato nella tazza. Mi dispiace, ma nessuno di voi ha vinto. Né lei, signore, né lei e nemmeno lei, signora. Ma c'è un gioco nel quale potete vincere tutti. Enalotto. Enalotto è il gioco per tutti. È il gioco per lei, signora. Per lei
e anche per lei. Enalotto ogni settimana fa vincere centinaia e centinaia di persone, perché si vince con 12, 11 e persino con 10 punti. È il gioco di ogni settimana, è il gioco di tutto l'anno. Sì, con Enalotto centinaia e centinaia di vincitori ogni settimana. Gioca Enalotto, prova la gioia di ogni sabato. Petrus presenta la storia di un uomo sicuro di sé e delle sue scelte. Oceano Indiano, oggi. Un uomo guida un piccolo gruppo di tecnici specializzati. Obiettivo, il recupero di una sonda spaziale. Mare forza 6. Vento forte. La sonda è finita in un atollo, a 30 metri di profondità. Il punto è vicino, il segnale è fortissimo. Non c'è sufficiente spazio di manovra. Il vento crea fra le pareti a picco un vortice d'aria. Non ce la faremo mai. Il buon esito dell'operazione è ora affidato alla sua esperienza, alle sue decisioni. Entreremo nell'atollo a favore di vento. Compensazione meno 8, pronti per l'aggancio automatico. Coordinate 35 est, punto Z. Una scelta precisa, logica, esatta. Questa è la storia di un uomo sicuro di sé e delle sue scelte, raccontata da Petrus, l'amarissimo, per l'uomo dal gusto forte. Per l'uomo dal gusto forte, Petrus, amarissimo, digestivo, amaro d'erbe selezionate. Antica ricetta olandese, dal 1777. Petrus, 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 per l'uomo dal gusto forte. Billy. Plus a touch of class. He walks in and grins that grin, and they all fall en masse. Got to be the total thief. Plus a touch of class. He'll find you the dead and cool. Plus that touch of class. Want to toast the maximum? Simply raise your glass. He's resolved to hit one the best. So he falls to be that one by a touch of class. So he falls to be that one by a touch of class. Fumo Fabergé è famoso in tutto il mondo. Quando faccio qualcosa, mi piace farla bene. La 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 Agostina. Lui cerca la 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 la. Ha ha ha!
Ehi, ma si può sapere cosa cerchi? Lui cerca l'agostina, la cerca e qui la trova. Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola a pressione L'Agostina. L'Agostina ha una passione: concentrare più sapore in metà tempo. E potete preparare tanti, tanti, tanti piatti appetitosi in metà tempo con la pentola a pressione L'Agostina. L'Agostina. Recoaro presenta Tildo Poldo e Baffo Blu. Siamo due castori, Giampildo e Poldo. Siamo due castori in società. Noi cerchiamo fiumi oppure laghi per la nostra casa in società. Là! Chiaro? Chiaro? Recoaro. Acqua Lora Recoaro etichetta azzurra, dal giusto frizzante, gradevolissima tavola, utile alla digestione, apprezzata da quanti vogliono conservarsi in salute. Ed oggi anche Acqua Lora Recoaro nella nuova confezione etichetta rossa, indicata per quanti non tollerano l'acqua gassata, preziosa nell'allattamento dei bambini, per sciogliere e diluire il latte in polvere e vaccino. Acqua Lora Recoaro, leggera, leggera, leggerissima. Chiaro? Limpido! Recoaro! Auk. Auk. Bada un kadunka, bada un kadunka, dai dai dai. Che il nemico un kadunka ti vuol portare via. Ha, ha, ha. La tua capanna con il tuo scettro da sake. Auk. Voglio stare tranquillo. Aug. Riello! Sì, tranquillità, Riello.
Per questo ho scelto Robby. Il gruppo termico, detto così perché racchiude in sé la caldaia, il bruciatore e il bollitore per l'acqua calda. Silenzioso, pratico, sicuro, riscalda la vostra casa durante l'inverno e col semplice spostamento di una leva produce acqua calda in ogni periodo dell'anno a prezzi vantaggiosissimi. Per il vostro impianto di riscaldamento, Robby, il gruppo termico che serve tutto l'anno. Informazioni e preventivi presso tutte le agenzie Riello. Aug! Riello! Cavernicoli, non siamo più all'età della pietra. Sì, perché se è vero che dormire non è semplicemente chiudere gli occhi, se è vero che dormire è un diverso modo di vivere, allora per vivere bene le ore della notte, gomma piuma gran riposo. Il materasso in gomma piuma di nuova concezione, più comodo, più soffice, più accogliente. Gomma piuma gran riposo, come molle silenziose che si adeguano al vostro stesso respiro, sì. Su materassi e guanciali gomma piuma gran riposo è come riposare su una nuvola. E gomma piuma è solo Pirelli. Chiedete il certificato di garanzia. Siamo sul pianeta Papalla, dove sono le donne che scelgono il marito con il calcolatore elettronico. Sta qui che danno il marito? Sì, Concetta, come lo vuoi. Voglio un uguaglione serio, eh? Che gli piacciono i bambini. Ricevuto. Signorina, permette, ragioniera Aristide? Salutam. A lei ci piacciono i bambini? Oh sì. Allora tenga. Oh, povera creatura. Siete vedova, ragioniere? Eh sì. Purtroppo. Figlio unico? No, no. I primi tempi furono duri per Concettina. Mia nanna, dorme piccioli, dorme piccioli, nanna. Soffia? Su? Ma l'istinto materno di Concettina era troppo forte. E quando il ragioniere Aristide le disse: permette che ci sposiamo, Concettina? Lei accettò. Si sposarono ed ora felici aspettano un filco. Una lavatrice Filco Ford. Tutte le lavatrici Filco hanno il cestello maggiorato. E in più spazio. La biancheria si lava meglio e più a fondo. Le lavatrici Filco funzionano.
funzionano sempre. E con i televisori Filco si televede meglio e senza disturbi. Filco Ford. Tacca banda! Con la ricetta della nonnina, zucchero e latte, fior di farina, sono fabbricati biscotti d'oria, uno mi dà imparare a memoria. Tacca banda! Sono stato ad Hollywood, dove il cinema è un'arte. E persino le bestie recitano una parte. Ho visto un grande attore che un film interpretava. Si dava tante arie che si spettinava. La bellezza di Oracolo l'han subito notata e anche la pellicola è rimasta impressionata. Oracolo si è visto proiettato e da quel giorno non ha più parlato. Tacca banda! Ho visto l'uomo lupo sulla scena per caso, perché sta sempre in casa a pettinarsi il naso. Le piscine delle dive sono grandi e rotonde, ma hanno un difetto. Sono poco profonde. Un posto di ciacchista Oracolo ha trovato, ma essendo poco esperto si è subito acciaccato. Tacca banda! E pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo, di non muovermi per niente, esser cuoco e panettiere e sfornare con piacere alla fine di ogni storia tanti buoni. Che storia, colazione, merenda, cena, la giornata sarà serena, che storia, tutti lì. Doriano, Dori Pan. Due crackers perché ogni gusto abbia il suo cracker Doria. Una giornata tutta buona è una giornata tutta Doria. Derby, il succo di frutta extra puro, presenta... Vidaccia cavallina! Ma che? Il cavallo è un mestieraccio! Io ero nato per vincere quella grande corsa, il coso là! Vidaccia cavallina, mi scappa sempre la parolina! Senti che musica! Oh, mi lasciate vedere qualche cosa anche a me? Hanno portato questa grandissima opera! Ho capito, stanno a fare il teatro! Quello sta a recitare l'Amleto! Essere o non essere? Divertirsi di anime immortali del popolo! Grazie, grazie! Modestamente, vero? Oh! E quello chi è? Ambrini sto blocco! Permesso, permesso, quello è il posto mio, e come sarebbe? Qua c'è un cavallo di casa e ci mettono un oriundo. Oh, il monumento spetta a me! Ma chi è questo? Portate via questa mia schiaccia! Via di qua, via, via! Ira! Ah, papà, ma se posso sapere che mi rappresenti? Non ti preoccupare, che in ginocchio devono venire per avere il monumento mio. Oh, io sono figlio dei campioni. Io ero nato per vincere quella grande corsa, il coso là. Come si chiama? Di daccia cavallina mi scappa sempre la parolina. Ma cosa ci vuoi dar da bere? Eccola la parolina. Derby cocca. Al bar, in casa, derby cocca. Per la sede di ristoro, al mattino e dalla sera. Derby cocca, pesca, pena. E per tutta la famiglia, la bottiglia. Più di 6 bicchieroni di succo extra puro. E provate anche le due novità derby, limone e arancio. Al mattino e alla sera, derby cocca, pesca, pera, cocca, pesca, cocca, pera, pesca. Oh, Ulisse! No, no, no! Con Ulisse non ci sto! Ulisse!
Sì. E invece no. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Alt. Un momento e vedrete. Già, un buon caffè. Ma che sia? Un caffè Hug. Il caffè Hug. Il caffè Hug. Ti salva il cuore, calmo fa star. Perché Hug è puro caffè in grani, senza caffeina. Caffè Hug. Salva il cuore, consente il sonno, non agita i nervi. Se ora siete al bar, chiedete un caffè Hug nella confezione in bustina. Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivato il cinematografo che piace a tutti. E piace a Salvatore, che fa l'operatore. E piace a Piera, che fa la cassiera. E piace a Giannetto, non paga il biglietto. E piace a Lulu, coi suoi occhi blu. E che? C'ho scritto Giocondo! Gigante, pensaci tu. Ci penso io. Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor. Ma mi lasci! C'ho l'esaurimento nervoso! Sono in mutuo! Speriamo che sia un bel film! Faccio la seconda visione, comandante. Torna la felicità. Bella è la vita con tanti momenti, con una musica snack. E c'è il momento rock, yeah, yeah. E c'è il momento rock. Bella è la vita con tanti momenti, con una musica snack. Momenti fiesta snack. Momenti fiesta snack. E c'è anche fiesta grande. Ce n'è? Tanta, 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 tanta! Per tutti! Fiesta Ferrero. Il Dorado presenta Cocco Bill. No, no, lasciatemi, non voglio, lasciatemi, soprattutto mi. Amico, perché gli fanno la festa? Non è la fiesta, è la pelada che gli fanno. E perché lo rapano? Straniero, deve sapere che a Don Manolo Garcia, detto il melonero, c'è rimasto un solo capello e allora costringe tutta la popolazione a raparsi perché nessuno possa vantarsi di aver più capellos del governador. Sono sempre io quello che ha più capelli in tutta la città. Qui urgono provvedimenti. Operazione Figaro. Quello, Sir Carognas. Ehi, crapa pelata, mi presti un pettine? Muerte, sto a svilipendio. Guardie, scotello il gringo. Un momento, sei Pedro Agancio della Gazzetta del Peon. Amico, tu non la scampi, hai qualche desiderio? Sicuro. Voglio Moreno, il gelatone a gianduia. Ti strappo la cuticagna. Ti defungerò in proprio. Al tempo. Hanno ammazzato il capello del governatore. Morto. Oh, oh, che figura. Non avrò più il coraggio di farmi vedere in giro. Un momento. So
Sono Pedro Agancio della Gazzetta del Peon. Voglio intervistare Cocco Bill, il rivoluzionario. Al tempo. Il vero rivoluzionario è Moreno Eldorado, il gelatone al gianduia, che costa solo 50 lire. Ehi! Eh? Viva Moreno Eldorado, il gelatone al gianduia! Anche a me, Moreno Eldorado! Lui cerca la 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 la. Ehi, hey, diavoli! Ora Ma si può sapere cosa cerchi? Lui cerca l'agostina, la cerca e qui la trova. Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola a pressione l'agostina. La pentola a pressione l'agostina taglia in due i tempi di cottura e la bolletta del gas. E con la pentola a pressione ricordate tutta la classica serie delle pentole col fondo Termoplan, perché l'agostina ha una passione, creare in acciaio inossidabile. L'Agostina. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavaliere misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella pampa. Carmen Sita, abita qui? Carmen Sita, abita qui? È un eroe di sicuro, lo si sente dal tamburo. Non è uno del villaggio, era solo di passaggio. Già, già, ha scoperto il rapimento e gli han sparato a tradimento. Per cercare Carmencita ha donato la sua vita. C'è Garcia nell'entrata, Carmencita è lì legata. Miracchi il tuo innamorato, sono io che l'ho bucato. Garcia, questo è un finto funerale, è per te che marca male. Posso dirle grazie tante? Bambina, sei già mia! Chiudi il gas e vieni via! Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista! Amore, quell'uomo son me! Oh, yeah, 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 oh, yeah. Paulista, amore mio! Caffè, Paulista! Capito il macinato, sei tutto corazzato e sottovuoto spinto. Il motivo sai qual è? Per proteggere il caffè. La lattina è un'invenzione che al caffè dà protezione. Aria,
umidità non passano di qua. Paulista! E alla domenica Michela Lavazza, sempre in Latina. Il caffè delle grandi occasioni. Toc 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 toc. Buonasera. Sono l'omino coi baffi, quello della caffettiera Mocha Express. Quello che vi dice, sì, sembra facile fare una frittata. Già, però, ma non basta mica avere toc 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 la zia Betty, la cucina. Oh no, non la cugina con la G, la cucina con la C. Non basta mica, per fare la frittata ci vuole anche l'uovo. Betty, vai nel pollaio a prendere l'ovetto. Toc 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 toc. Badabang! Ma no, attenta Betty, occhio di lince. Ecco così. Sì. No. Quello è un gallo chicchirichì. Oh, brava Betty, sì. Pocherello, pochetto. Ecco l'ovetto. Toc 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 toc. Badabang! Fatta la frittata. No, Betty, quella non è la frittata. Ci vuole un altro ovetto. Toc 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 toc. Toc 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 toc. Oh, che brava. Tanti ovetti, non si sa mai. E adesso bisogna rompere l'ovetto. No, Betty, così no. No, così neanche. Così, ecco, spatatracchete. Oh, si è rotto anche l'ovetto. Bene. E adesso basta rivoltare la frittata. Così. Adesso ci vuole la scaletta. Ecco così. Rivolta la frittata, Betty. No, non te, Betty, solo la frittata. Pshaf. Brava Betty, grazie Betty, puoi andare Betty. Toc 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 toc. Dunque, come vi dicevo, sembra facile fare una frittata. Sì, però quanto spreco, quanta fatica. Qui ci vuole un buon caffè. Toc 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 toc. No, me lo faccio da per me, con la Mocha Express. Da oggi la Mocha Express con Thermocreme fa un caffè che non conoscete ancora. Questo è il gusto di crema caffè. Cara, voglio subito una Mocha Express, ma mi raccomando, con Thermocreme. Una esclusività brevettata? Prodotto Bialetti! I cavalieri della tavola rotonda! Come mai non siete in otto? Perché manca l'Ancillotto! Come al solito può fare. Siamo qui per mangiare e ci si tocca aspettare. Dallo subito a cercare. E così anche Re Artù l'Ancillotto va a cercare. Va giù e su, poi va su e giù. Sfiamma. E si mette a ruzzolare, ruzzolando dritto dritto. Va a finire che va in Egitto. Crash. E ci arriva pesto e rotto. Sì, vabbè, ma l'Ancillotto... E li trova Geremia, un sant'uomo d'eremita, che lo prega di andar via se salvar vuole la vita, perché sta arrivando un gran orco, l'orco Can. Di cristiani l'orco e Giotto. Sì, vabbè, ma l'Ancillotto. L'orco Can, quei due meschini, senza tanti complimenti, come fossero panini, vuole metter sotto i denti. Quel pagano miscredente non capisce mica niente. È un selvaggio, un 88. Orco Can, ma l'Ancillotto. Arriva l'Ancillotto, succede un 48 e tutto a posto. Così mentre l'orco Can fa un grandissimo baccan, gli altri senza fare tappa corrono svelti a far la pappa. E morale della favola! Ci siamo tutti? Allora, in tavola! E in tavola, Gran Pavesi. Creche soda, Gran Pavesi. Freschi, fragranti, appetitosi e leggeri. Così leggeri per sentirsi leggeri. Mettete in tavola Gran Pavesi. Gran Pavesi. Sono tanti, convenienti. E rendono di più. Gran Pavesi. Mangiare è bene. Con Gran Pavesi è meglio. Una Fabbri presenta... Oh, com'è bella questa vita in mezzo al mare. Con tanti soldi e senza tasse da pagare. Facciamo il giro tondo ed in giro per il mondo ce ne andiamo. Salomone, pirata pacioccone. Dunque, era
eravamo in navigazione in una notte nera e tempestosa quando ad un tratto... Uffa, buonasera. Mentre a Londra il Big Ben suona l'ultimo rintocco di mezzanotte, mi sembra di scorgere, seppure in modo confuso, il vascello fantasma che punta minacciosamente su di noi. Buonasera. Mamma mia, i fantasmi! Aiuto, aiuto! Bando ai timori, miei prodi! Alla rimboglio! Capitano, a nulla serve combattere contro queste ombre! Qui un macello faccio! Ma cosa vuoi fare dei macelli, tu? Porta pazienza! Piuttosto, dov'è Fortunato? Capitano, con un sortileggio il nostro amo Fortunato ci impietrirono! Niente paura! Ho qui il libro delle formule magiche! Proviamo con questa! Abadul Ricatazuf! Ma quella formula era stata detta male! E Fortunato è rimasto tale quale! Ed il fantasma capo veramente si è ostinato a non parlare! Capitano! Il cui presente capo fantasma tassativamente si rifiuta di rivelarci la pronuncia esatta della formula magica! La possiamo torturare! Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza! So ben io come fargli aprire la bocca! Basta offrirgli una marena a Fabri! Oh, come buona la marena! E la marena Fabri cosa deliziosa! Sui dolci, nel frullato, nel frappè e sul gelato, che bontà! Per un vivo nuovo sapore in ogni cosa, Amarena Fabri, quanto buon gusto in più. E per una bibita deliziosa, due dita di Amarena Fabri sciroppo. Al bar con gli amici, Marendrai Fabri, il nuovo liquore che mantiene nel gusto del bere secco il vivo aroma dell'amarena. Presentati da Vecchia Romagna Etichetta Nera, il brandy che crea un'atmosfera. Fernandel! Gino! Oh, ma come va? Bene, bene! Ma che piacere vederti! Come stai? Va benone, fatti vedere! Vecchio Peppone! Allora, quando di nuovo insieme? Beh, speriamo presto! Bei tempi, eh? Oggi la piazza mi serve per il comizio. E a me mi serve per la processione. Ah, sì? E io faccio entrare in azione la banda comunale! Benissimo, tu fai suonare le tue trombe e io faccio suonare le mie campane. Ma cosa ci fai qua? No, cosa ci fai tu, scusa? Ma carosello. No, guarda che ti sei sbagliato, questo è il carosello mio. Ah, beh, mi devo essere confuso, sai, questi caroselli moderni sembrano tutti uguali. Beh, buonasera. Ciao. No, dunque... no, scusa, sai, sei tu che ti sei sbagliato. Senti, sono anni che sto di casa in questo carosello, saprò bene, no? E allora mi devi far posto. Ah, ho capito, la solita coproduzione italo-francese. Prego, signori, prego, accomodatevi. Tutti e due? Insieme? Ma sì, insieme. E perché? Così, per fare due chiacchiere fra amici. Ah, ah sì? E dove sono gli amici? Ma voi due, no? Ah, già, noi due. Non siete amici? Amiconi? Appunto, una coppia così notoriamente affiatata. Oh, certo. Bon cher Fernand, sono tanto felice di averti rivisto. Te ne vai? No, ti accompagno. Oh, non ti disturbare. No, anzi, è un vero piacere no, per me. No, il piacere è tutto mio. No, è mio. Ti dico no, che è mio. Ti no, dico è mio. Che ti dico tutto mio. Mio. Signori, andiamo, c'è il pubblico. Su, prego, accomodatevi. Vogliamo parlare di cose serie adesso? Oh, sì. E allora è arrivato il momento di Vecchia Romagna, Etichetta Nera. Il brandy che crea un'atmosfera. Oh, Gino, tu che sei pratico, cosa dobbiamo dire? Oh, niente, quando hai detto Vecchia Romagna Etichetta Nera, hai detto tutto. Vecchia Romagna Etichetta Nera. Il brandy che crea un'atmosfera. Ui, te l'hai riscelta bene la tua pubblicità, eh? Vecchia Romagna Etichetta Nera. Questo è l'antico brandy d'Italia. E scrive. È una Bic. È una Silver Bic. La nuova Silver Bic scrive e si presenta come una penna da 1000 lire e invece
Costa solo 300 lire. Scusi, lei niente niente, tutto sommato, me lo darebbe un autografo? Sì. Quanto è bella! Che linea! E come scrive bene! Ammappela quant'è simpatica! Sta penna Bic. Che mi vuol vendare? Ah, è per la prova di Dash, il nuovo detersivo per lavatrici. Questo bucato è stato lavato tutto nella lavatrice con Dash. Una parte, però, è stata anche candeggiata. E ora a lei, signora, quale parte è più bianca? Forza, quale parte è più bianca? Non c'è nessuna differenza? Proprio così. E dire che quando comprai la prima macchina mi sentivo al settimo cielo. Non conoscevo ancora l'ora di punta. Ma insomma, dico io, non si potrebbe uscire dagli uffici uno alla volta? No, signore, tutti insieme. E lei è passato col rosso, lei non ha messo la freccia, lei non sa chi sono io. Ma sì che lo so. So che questa è una baraonda. E sapete che vi dico? Io mi bevo una birra. Una bottiglia. Anche 84 Riserva Royal, il brandy dal gusto nuovo, morbido come velluto. Con stock 84 e con il nuovo brandy 84 Riserva Royal, due qualità per due gusti. Conoscete il sapore barra? Conosci il sapore barra? Conosci il sapore barra? E tu, conosci il sapore barra? Altro che. Ma voi, lo conoscete il sapore barra? È il sapore di Break, la barra al cioccolato. Break, c'è il cioccolato, la crema mousse, i fiocchi di riso, il wafer farcito e le nocciole croccanti. Break, la barra al cioccolato, 50 lire. Buono? Altro che, è Alemagna. Sì, sembra facile togliere la polvere. Macinare il caffè, ecco. Frullare la panna, sì. Tritare verdure, ed è facile, con gli elettrodomestici Vialetti. Macinare il caffè, ad esempio, è facilissimo. Sì, conoscete Pricò. È il macina caffè elettrico Vialetti. È tanto comodo in casa. Ci preme un pulsante, ecco. E in pochi attimi 50 grammi di caffè sono perfettamente macinati. Oh, e non solo il caffè, ma come Mochito può macinare anche legumi secchi ed altro. Sì, è tutto facile con un... prodotto Vialetti. Silver Gillette. Provala, poi lasciala se ci riesci. Super Silver Gillette. Dolce ogni mattina, dolce sul tuo viso. Super Silver Gillette. Fantastico. Anche voi, una volta entrati nella dolcezza di Super Silver, non potrete uscirne più. Super Silver Gillette. Quante energie consumano. Per questo è importante nutrirli bene. Bebè Galban, ecco cosa ci vuole. I bambini ne vanno matti. È così pieno di sostanza e sapore. Io so cosa do ai miei bambini quando do loro Bebè Galbani. Pura panna del buon latte lombardo e formaggio fresco della migliore produzione Galbani. Un capitale di proteine e vitamine. Bebè Galbani nei tipi giallo e azzurro da sciogliere anche nella pappa. Con punti per regali belli e subito. Galbani vuol dire fiducia. E il NET, la famosa lacca extra soffice che ben conoscete, oggi anche tascabile con il nuovo vaporizzatore da borsetta El NET. È semplice ricaricarlo, basta estrarre la piccola bombola dall'astuccio, assicurarsi che sia perfettamente vuota di prodotto e di aria. Una energica pressione sulla speciale bombola da ricarica ed il vaporizzatore da borsetta, con il corredo per ricaricarlo, è pronto. Con voi sempre e dovunque, vaporizzatore da borsetta El NET. El NET è un prodotto di qualità L'Oréal de Paris. Dunque, questo è tuo, questo è tuo, questo è tuo. Beh, questo è sempre mio. Mio è il formaggino per tutti. Per la crescita dei bambini. Per lo sviluppo degli adolescenti. Per la soddisfazione dei grandi. Il cinema in tasca e tanti regali per tutti con formaggino mio. Piace, nutre, diverte. Il formaggino mio. Su, su, su.
su con i pavesini. Tenetevi su con i pavesini. Perché dentro c'è tutta la sostanza dello zapaglione. Tenetevi su con i pavesini. Così buoni, così leggeri, così nutrienti. Tenetevi su, tenetevi su, è sempre l'ora dei pavesini. Il brandy per me, il brandy per te, è Cavallino Rosso. Fuori classe dei brandy italiani. Il brandy che al bar tu devi ordinare. Il brandy di massimo invecchiamento. Brandy che dà la felicità, è Cavallino Rosso. Il piacere di ogni giorno. Il brandy che al cuore ti parla d'amore, è Cavallino Rosso. Bevete SIS, farete il bis e ricordate... Whisky originale King's Ransom, whisky scozzese famoso nel mondo. Flex, l'amico dei nostri sogni. La casa dei sogni è pronta. Nuovo Permaflex, più morbido, più leggero, per tutta la vita. Permaflex, il famoso materasso a molle, l'amico dei nostri sogni. Buonanotte a tutti con Permaflex. Olio superiore, olio prelibato, scelto raffinato, stuzzica il palato, rende le vivande sempre appetitose, ottimo gustar. Per condire. Tra poco anch'io sarò a casa. Tra poco papà sarà a casa. Sì, c'è una buona cenetta per lui e la mamma sa come farla più gustosa e nutriente. Per una minestra più squisita ci vuole tavoletta Liebig. Tavoletta Liebig è la più ricca di estratto di carne. Tavoletta Liebig è così ricca di estratto di carne che il suo brodo ristretto fa ottimi condimenti. Più proteine, più sostanza, più sapore con tavoletta Liebig. E che regali meravigliosi! È preziosa tavoletta Liebig. La grande conquista della scienza dietetica. Potete dimagrire mangiando Limits, il biscotto sandwich che vale un pasto. Sì, due Limits con la vostra bevanda preferita nutrono, soddisfano l'appetito proprio come un pasto normale e vi danno il giusto numero di calorie per dimagrire. E come buono Limits con quel suo delizioso ripieno. È un prodotto Pfizer, la casa farmaceutica famosa nel mondo. Dimagrite mangiando Limits. Ma chi te la dà tutta quella forza? Io prendo ogni mattina Ovo Maltina. Ovo Maltina dà forza. Provala anche tu. Provatela anche voi. Chiedete un campione gratis a questo indirizzo. Ovo Maltina Milano. Ovo Maltina da forza. Che cosa mangio domani? No. Simmental. Simmental. Domani no, ma sabato sì. Mangio Simmental. Tutta carne scelta messa in scatola bollente col suo brodo. Simmental, la buona carne in scatola. Ogni giorno la donna è alla conquista di nuovi diritti e nuove posizioni che la pongono alla pari con l'uomo. Oggi addirittura ha conquistato anche... il suo profumo, il profumo di lui. È nuovo? No, è il tuo profumo. Il profumo tabacco d'Arar, che assume tonalità diverse a seconda della persona che lo usa. Tabacco d'Arar. Il profumo sempre uguale, sempre diverso. Un profumo di tono e gusto europeo, prodotto dalla GVM. Per tutta la famiglia. Nella serie Colonia Profumo Tabacco d'Arar, vi ricordiamo anche Brillantina Tabacco d'Arar. Cosa hai fatto, mio diletto? Tuo papà oggi mi ha detto, vuoi un panino di caviale? Tieni, mangialo. Che male. Erano duri quei panini. Quel caviale erano pallini, quelli usati per la caccia. Lui mi ha riso sulla faccia. È la beffa unita al danno. Non pensarci, è capodanno. Tieni un po' di veneziana, ti farà da toccasana. Non la voglio. È di Alemagna. Ullalà, è una cuccagna.
Festeggiate l'anno nuovo con una squisita veneziana Alemagna. La veneziana Alemagna, soffice e fragrante, è il dolce di Capodanno. Alemagna, una produzione di alta classe. Grazie. Mi dica, signor taxista, un posto qui intorno dove si mangia bene? Qui intorno, tre trattorie, una meglio dell'altra. Ma siamo sicuri? Lo credo bene, usano solo olio sasso. Olio sasso. Veramente leggeri, cibi con olio sasso. Gusto delizioso, puro, naturale, limpido. Sogno è il mio cuscino. Mamma, perché il papà e la babbe sono? Io vorrei sapere perché ti stai conciando in questo modo. Uffa. Sì, mamma, ma perché? Ma ditecelo voi. Io posso dirvi soltanto che sogno è il mio cuscino, perché è soffice ed elastico. Non richiede battiture o cardature periodiche, perché la speciale lavorazione assicura all'interno del cuscino una durevole ripresa e ne garantisce l'indeformabilità. Ed è ideale per il riposo, perché è il Neacri, un riposo di sogno, un risveglio felice. Con cuscini sogno in Leacril, prodotti dalla Valpadana di Fontaniva. Un barattolo di Sally Andrews per il fegato. In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I Sally Andrews hanno una triplice azione, regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo, la salute del fegato. Ne basta un cucchiaino in due dita d'acqua. È gradevole. È efficace. Quindi brindate Andrews, alla salute del fegato. E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews. Questa è la vostra pasta. Pasta Ghigi. Dai grani duri delle Puglie a mezzo di propri molini, la pura semola per una grande varietà di pasta biologicamente perfetta. Pasta Ghigi, la pasta che tiene la cottura. E con più di 5 uova fresche per chilogrammo, pasta Ghigi all'uovo, meglio che fatta in casa. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella pampa. Carmen Sita, abita qui? No, ha traslocato. Dove la donna? Carmen Sita sta in paese. Non lo so, son genovese. Cavallero? Cerca uova? Ma che uova? Carmen Sita non si trova. Dove la donna? Carmen Sita, dove sta? Sono le 5 e vado a ca... Salta fuori, bambolino. O ti buco il finestrino! Carmen Sita, dove sta? Oh, si calmi, sono qua. Carmen Sita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata. Ma perché, o cavallero? Lei per me è un forestiero. Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via. Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista. Amore, quell'uomo son mi. Oh, yeah, 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 oh, yeah. Paulista, amore mio! Caffè, caffè, caffè Paulista! Che profumo! Sì, il caffè Paulista è molto profumato perché non si vende così, ma solo in lattine sottovuoto spinto che lo proteggono dall'aria. Il caffè Paulista anche macinato costa solo 270 lire letto e la lattina non si paga. Caffè Paulista! E alla domenica, miscela la lavazza, che è sempre musica, Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa. Maria Rosa ciclamino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato. Ogni giorno un calabrone lo rosicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. Ogni giorno un calabrone lo rosicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu.
scimmiotto. Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto. Lo scimmiotto camminando batte piatti ta ta ta, pizzicando il calabrone che scornato se ne va. Lo scimmiotto camminando batte piatti ta ta ta, pizzicando il calabrone che scornato se ne va. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu. Maria Rosa, facciamo una torta. Una torta? Ma 10, 100, 1000 torte puoi fare con il lievito Bertolini. 1000 torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose. Bertolini. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Cinepresa. Che passa preferisce? Prego, io non intendo sfilare in parata, né ballare. E mi riferiva alla larghezza della pellicola. Comunque, osservi questa portatile, azionata da molla a nastro elicoidale. È l'ultima novità. Lei dimentica Carlo V d'Asburgo. Ne sono mortificata. È suo cognato? È un imperatore. Nel secolo XVI fabbricava molle a nastro elicoidale per i suoi orologi. Lei è uno studioso di famiglie reali. No. Risolvo il cruciverba dei giornali. Mi permetto di mostrarle una ginepresa molto, molto interessante. Il modello Underwater. Traduca. Sott'acqua. Serve per girare i film sott'acqua. Non sopporto l'umidità. Ha ragione. Comunque abbiamo molti, molti articoli. Non si preoccupa. Non mi preoccupo. Ha trovato qualcosa che le piace? No, grazie. Ma lei è incontentabile! Sempre. Buongiorno. E questo cos'è? Questo è il frigo congelatore Ignis 4 stelle. Due apparecchi in uno. Frigorifero Umiclimat per conservare a lungo la freschezza. Congelatore 4 stelle per congelare in casa la grande spesa. Frutta, verdura. Eh sì, forse il vecchio frigorifero è superato perché da oggi si conserva e si congela con Ignis 4 stelle. Nei modelli da 70 a 610 litri. Lo compriamo. Questa è la scienza amica Ignis. Kim Pasta Combattenti presenta... Questo è mio marito, prima del matrimonio. Avete visto che linea, che fisico? Guardatelo ora. È sempre lui, ma dopo il matrimonio. Sì, mio marito, come molti, moltissimi altri, dopo sposato si è un po'... irrobustito. Allora tocca a noi mogli riportarli, come si dice, in peso. Flessioni. No, non è questo il modo. Non si può imporgli un sacrificio così. Ci vuole astuzia. Approfittate del momento in cui andate a far spese con lui. Un pacchetto caduto, una flessione fatta. Due pacchetti caduti, due flessioni fatte. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dieci pacchetti caduti, dieci flessioni fatte. Vedrete che una volta a casa avrà fatto la sua brava faticaccia. Un altro esercizio importantissimo è la marcia. Ma come fargliela fare se c'è sempre di mezzo l'automobile, direte voi? Beh, anche per questo ci vuole una piccola astuzia. Dopo un tranquillo picnic, smarrire le chiavi dell'auto è il meno che possa capitare. Ed ecco inventata l'auto spinta. Un esercizio formidabile. In genere bastano 3 chilometri alla settimana. E vedrete che fustarello di marito. Ma è soprattutto a tavola che bisogna dargli il giusto peso. E per questo c'è Kim. I grissini Kim, magri a doppia cottura, nutrienti ma leggeri. E la pasta Kim, la buona pasta di grano duro che rende di più. Sempre seguita dai grissini Kim, freschi e fragranti perché distribuiti appena sfornati. Sì, ecco come dargli il giusto peso a tavola. Coi prodotti Kim, pasta combattenti. Questi uomini formidabili, questi uomini che sanno osare. Fani, che da solo ha sgominato la banda di Lo Giovane. Scott, che ha fatto saltare il Banco a Monte Carlo.
Akido Mifune. Akido Mifune. Akido Mifune. Akido Mifune. Quest'uomo formidabile, quest'uomo che sa osare. Akido Mifune, il campione che abbatte gli alberi a colpi di karate. Akido Mifune, un uomo che affronta la vita a testa alta. Voi non siete diversi da lui. Anche voi avete tutti i giorni piccoli o grandi problemi da affrontare. Affrontateli a testa alta. Linetti vi offre un buon prodotto. Linetti Dry, un prodotto moderno che vi aiuta a tenere i capelli a posto. Capelli a posto, asciutti e puliti. Asciutti e puliti. Linetti Dry, liquido o gel per andare tutti i giorni a testa alta. E soprattutto quando avvicinate gli altri. Dentro, dentro, dentro. Dentro il Tirreno c'è l'isola d'Ischia, con il suo mercato caratteristico. Le sogliole, dammi le sogliole. Oh! Guarda che di sogliole non ne abbiamo più, Niente paura, dammi le anguille. Che sogliole, che sogliole! Dentro l'isola d'Ischia c'è la zona dei bagni con le sue spiaggette deserte e dimenticate. Scusi, signore, ha mica visto un bambino che gioca con il mio fucile subacqueo? Sì, e con mio figlio che gioca agli indiani, ah, sì? Laggiù. Oh. Dentro la zona dei bagni c'è un grande albergo, dove è in corso un grande ricevimento. Il conte e la contessa de Rivoli. Il colonnello Schmidt del servizio segreto. Dentro il grande albergo c'è la sala da tè. Ehi, ma dove vai con quel martello? Vado a pescare. Ma guarda che con un martello non si può pescare niente. Ehi, ma se lo pesco? Dentro la sala da tè ci sono i carrelli. Dentro i carrelli ci sono i pavesini. Dentro i pavesini c'è la sostanza dello zabaione. Tenetevi su coi pavesini, perché dentro i pavesini c'è tutta la sostanza dello zabaione. Tenetevi su coi pavesini. Buoni, leggeri, nutrienti, teneteli sempre a portata di mano.